Due file di 10 trentenni fanno 600 anni. Quelle due file lì fatte 600 anni. Bene. Sono passati soltanto 500 anni, quindi meno di voi, da quando Brunelleschi costruì la cupola di Santa Maria in Fiore a Firenze. E cos'è successo nel frattempo? Le opere architettoniche veramente importanti, parlo ultimamente, del mio tempo, ci è voluto bisogno un campionato di calcio, un giubileo o cosa del simile per mettere mano alle infrastrutture in questo paese. Parliamo dell'Italia, eh? Voi siete i famosi architetti italiani, credo che siano i più famosi del mondo nella storia. Intanto, il paesaggio italiano, quello dipinto da Leonardo, da Raffaello, da Giorgione, da Lorenzetti, viene ogni giorno violentato. Chiese in vetrocemento, con campanili che sembrano rampe di lancio per mandare i missili non so dove, tetti spioventi stile pagoda cambogiana, disegnate da geometri con tessere di partito, campane computerizzate, centri commerciali che spazzano via le antiche botteghe, generi alimentari, artigiani, spaghetterie che rimpiazzano le civili trattorie e ristoranti con giardini, autogrill, autostrade tangenziali sopraelevate al posto di strade normali. Poi vedremo cos'è normale. Case a schiera e condomini osceni invece di case a misura d'uomo. Con questo non voglio essere né nostalgico né conservatore, anzi, a me piace la costruzione. Non sono uno di quelli che dice non si fa. Non sono uno di quegli ambientalisti che curano la natura, io sono contro la natura, voglio costruire. Ah, un'architettura va bene, si integra con la natura, fa cagare. Le piramidi si integrano con la... non so io. Bene, quindi non voglio essere conservatore, però se gli ideali di un'epoca, di un paese come il nostro, dovessero essere giudicati in base alla sua architettura, forse gli ultimi 70 anni, se gli ideali di un'epoca del nostro paese dovessero essere giudicati in rapporto alla sua architettura, forse gli ultimi 70 anni, caro Boeri, e io ancora di più perché sono nato nel 42 in un paese monarchico fascista alleato con i nazisti, quindi figurati che paese era. Gli ultimi 70 anni rappresentano il punto più basso mai raggiunto nel nostro paese, quindi voi siete molto fortunati che peggio di così non potete fare. Come in ogni altra parte del mondo, il cosiddetto progresso ha portato il degrado. La creatività è rimasta dominio degli stilisti della moda e infatti l'Italia produce una grande quantità di abiti, borse, scarpe che gli altri paesi ci invidiano. Come una volta ci invidiavano gli affreschi del Masaccio, Michelangelo, Piazza dei Miracoli, il Pollaiolo, Bernini, Boromini. Oggi si viene in Italia a fare shopping, non più per guardare le nostre architetture. Ricordatevi però che non si viene neanche per vedere i bancari o banchieri. Cioè quelli della Bocconi, in fondo, potremmo fare a meno. E neppure la natura è indenne dalla creatività malintesa. Le vedete, no? Se si ha la fortuna di avere un giardino davanti a casa, lo si riempie di bonsai giapponesi. Adesso non tutti sono così, comunque andate in giro nel Veneto e vedete queste, io le chiamo le Beverly Hills. Cioè Beverly perché sono ubriachi, hanno costruito queste hills con queste casettine color pistacchio, col cancello in ferro battuto,
Al sud vanno forte le conifere, al nord fioriscono i cactus. L'ultima moda è trapiantare gli ulivi toscani nei giardini del nord-est, perché in Toscana vengono eliminati a far posto le vigne, molto più redditizie. L'estetica del brutto avanza. Nello stesso modo in cui si assiste passivi agli orrendi spettacoli della dittatura televisiva, ci si ferma nei parcheggi delle autostrade e si apparecchia il tavolino portatile di linoleum o di alluminio per un picnic a 10 metri dai tir. Anni di corruzione politica hanno cambiato il volto dell'Italia, che oggi rigurgita di cemento e soffoca sotto i gas di scarico. Se qualcuno oggi, attenzione, questa è un po' una fantasia, però interessante. Se qualcuno oggi presentasse un progetto per costruire, diciamo, una città sull'acqua, diciamo come Venezia, pensa, arrivate al progetto Venezia, avrei un'idea dell'acqua sulla laguna, adesso non pensate di conoscere Venezia, arrivate a un progetto così. Il progetto verrebbe subito bocciato dagli uffici competenti. Ve lo immaginate un genio che cerca di farci approvare dagli uffici competenti un piano per costruire una città sull'acqua di una laguna? Anzi, forse lo richiuderebbero in un manicomio. La ricerca ossessiva del consenso, la paura di un insuccesso, conduce dritto alla mediocrità. E questo vale per tutti i mestieri. Però nell'architettura è quella che fa più danni. Quindi avete una responsabilità particolare. Allora porto dritto alla mediocrità la ricerca del consenso, poiché la soluzione scelta dagli uffici competenti sarà sempre la meno rischiosa. La società non vuole essere originale, ma una copia di se stessa. Le moderne architetture hanno uno stile revival e nostalgico. Ogni città ha una versione turistica di se stesso. Città che sono una serie di Holiday Inn, di pitture riprodotte, che adornano i muri di infinite camere identiche. Non è tutto così. Però io credo che la grande economia dell'architettura sia così. È incredibile che le cose fantastiche debbano essere delle eccezioni. Dovrebbe essere il contrario. Il fatto è che la battaglia sempre in corso fra creatività e economia è stata persa dalla creatività, soprattutto da quella architettonica. I detentori del potere sono anche detentori della ricchezza e purtroppo non si vede nessun Lorenzo il Magnifico all'orizzonte, nessun Papa Giusto. Chi ha soldi e potere vuole fondamentalmente risparmiare e arricchirsi di più. La gestione della creatività è delegata ad amministratori e politici, tra le cui fila l'illuminazione è purtroppo molto rara. La creatività deve essere sovversiva. E a meno che non si incontri con un mecenate, raramente con una istituzione intelligente, è destinata a restare fuori dagli schemi precostituiti e dalle autorizzazioni burocratiche. Un vostro collega, si chiamava Frank Lloyd Wright, diceva: la qualità dell'architettura dipende dall'intelligenza del committente. Allora, quello che state vedendo appartiene a quel famoso libro che avremmo dovuto fare. Che lo faremo, eh? Intanto qui c'è materiale all'infinito. Eh,
Allora, da 40 anni fa feci una richiesta a chiunque, allora non c'erano ancora i telefonini, però di fare i delatori tutte le volte che vedevate qualcosa di brutto architettonicamente e non solo, perché l'architettura non è solamente costruzione, architettura è filosofia, è sociologia, è filosofia, è un intrecarsi, un incrociarsi di arti fantastiche. Allora feci questo marchio 38 anni fa. Bene, come vedete esiste anche un sito, ho ricevuto pochissime informazioni e purtroppo, a meno che vogliamo ricominciare, vi regalerò dei bottoncini, ce l'abbiamo i bottoncini? Sì, vi regaliamo il bottoncino così vi ricordate. Allora, come vi dicevo, non sono uno di quelli che parla di cementificazione. A me il cemento piace, è difficile da usare. Io sono per costruire. Mi piace l'intervento dell'architettura nella natura. Anzi, la natura da sola mi fa anche un po' paura, a parte il fatto che non mi interessa molto, perché non c'è nessuna creatività nella natura. La creatività comincia a esserci quando c'è il buon governo, quando cominciamo a costruire, quando cominciamo a fare, quando c'è l'intervento umano. E la responsabilità degli architetti è particolare, molto particolare, devo dire estremamente particolare. Allora, noto che ci sia una grande dispersione di intelligenza in discussioni di progetti inutili, diciamo. Non è che i progetti che non vanno a termine sono importantissimi, servono poi a far andare a termine i grandi progetti, però tutto questo mondo di teoria che si perde nell'architettura mi mette un po' in crisi. Voglio vedere il costruito, voglio vedere la qualità del costruito. Proprio lo chiedo come cittadino, come hooligan dell'architettura.
vi voglio far vedere questo piccolo filmato che è divertente, fatto da per il mio progetto Elio Lezzorio Tese. Allora, questo no, non vorrei sembrare pessimista, anzi, come vedete, dobbiamo renderci conto che purtroppo c'è anche questo, e questo non è arrivato per caso. Quindi, come dico, gli architetti, voi siete particolarmente responsabili, non di questo, ma di non far che questo non succeda più. Va bene, finirei così.